le possibili difformità di un immobile. È molto probabile, soprattutto nel caso in cui l'immobile abbia una certa età, che nel tempo siano stati fatti piccoli interventi, interni o esterni all'abitazione, che non sono stati segnalati perché ritenuti di poca importanza e ormai dati per scontati. Facciamo alcuni esempi concreti: un pergolato, una veranda finestrata che chiude un balcone, un sottotetto, un muro in cartongesso, un bagno inizialmente non previsto. Un controllo accurato di queste possibili trasformazioni rispetto allo stato di fatto dell'immobile è indispensabile per scovare la presenza di eventuali difformità. Potrebbero presentarsi situazioni che non danno problemi al momento del rosito, ma potrebbero esserci invece dei veri e propri abusi edilizi da sanare e regolarizzare prima di vendere l'immobile. Se volete maggiori informazioni sugli argomenti che stiamo trattando, contattateci qui.